Pace bene, innanzitutto quest'anno è un anno un po' particolare, come sappiamo tutti, perché è a conoscenza di tutta questa situazione, di questa pandemia, e certamente anche qui, in questa piccola zona, questa piccola parrocchia, in questo santuario, non siamo esenti da rischi e da pericoli. Per cui quest'anno le celebrazioni abbiamo dovuto un po' ridimensionare quella che è la tradizionale festa annuale della Madonna della Libera. Per cui certamente la gente capirà, comprenderà e la chiesa rimarrà sempre aperta in tutto questo periodo, a cominciare appunto da questo triduo che comincia domani e domenica prossima che è la festa, e poi la chiesa ecco, sarà aperta in modo che ognuno potrà rendere il culto, l'onore alla Vergine Maria della Madonna della Libera. Però, onde evitare grandi assemblamenti, abbiamo pensato di celebrazioni più sobrie e così più diciamo lontane nel tempo. Ecco, qui c'è anche il nostro diacono che illustrerà un po' il programma. Veramente quest'anno eravamo partiti con idee in grande, perché sono 400 anni dall'apertura al culto di questa chiesa. Il comitato veramente si è adoperato per il restauro di affreschi, opere del Calise e della tela che sta sull'altare maggiore che ritrae San Carlo. E proprio il giorno 3 pure il Vescovo è stato qui, perché il quadro è stato riconsegnato con un enorme sforzo economico. Però i nostri progetti sono andati un po' così per l'aria, perché abbiamo prima di tutto il dovere di tutelare la salute. E poi con l'apertura della chiesa continua, il culto privato è sempre ammesso e chiediamo veramente alla Madonna che ci dia una mano. Già la notizia di questo vaccino ci sta incoraggiando e speriamo che questa pandemia possa finire. E se Dio vorrà, nel 2021 questi festeggiamenti saranno più solenni e anche per ringraziare, speriamo, la Madonna e nostro Signore, suo Figlio, che questa pandemia sia finita. Veramente sono troppe vittime, c'è troppa paura in giro e allora è bene che tante persone, specialmente quelle più indifese, rimangano a casa. Colgo l'occasione per esortare anche Nuvola TV a venire a riprendere qualche messa e trasmetterla in modo che anche i nostri anziani la possano seguire, come già avvenuto nel mese di maggio. Veramente nel mese di maggio la vostra emittente ha reso un grande servizio ai nostri ammalati. Allora questa è un'altra occasione per portare questa bellissima immagine di Maria nelle case in modo che poi la possiamo coltivare nel cuore.